Capstroke, via Coroglio Napoli. Ormai dobbiamo svelare questa nuova rubrica che andrà in onda da qui a pochi giorni su Movida Loca Television. Chi è? Il Very Man, chi è? Ormai il Very Man è stata svelata dalla sorpresa, sono io. O meglio, Enzo Paudici approda nelle frequenze di Movida Loca Television con le telecamere. Inizieremo a girare per i locali insieme, tu vestito così, così magari dicono i pazzi stanno dentro. No, i pazzi stanno fuori e siamo noi, è vero? Infatti, si vede che siamo fuori con chi stupido. Enzo, insomma, tu, la tua massima è lo spogliarello, lo streetman. Raccontati un po'. Niente, per gioco qualche anno fa abbiamo inventato questo, diciamo, questo personaggio. L'abbiamo, diciamo, il personaggio, diciamo, nasce in televisione che poi gira per i locali. Invece la mia cosa è nata viceversa, ovvero sono nato nei locali e poi sei arrivato in televisione. Sono arrivato in televisione portando lo strip, per il gioco è nato su Telecapri. Poi? Poi c'è stato... Andiamo sul nazionale, dove? Da Barbara D'Urso? Poi c'è stata, diciamo, la chiamata da Maria De Filippi per prima, che sono stato a Italia's Got Talent e sono arrivato al 10° posto. E niente, poi mi ha chiamato Barbara D'Urso, sono stato ospite 2 volte a pomeriggio 5 negli studi di Cologno Monzese. E poi? E poi sono approdato anche a Striscia la Notizia. Nella rubrica arrivano i nuovi mostri. Beh, vabbè, quelli ti vogliono prendere in giro. Però noi facciamo una cosa, siccome siamo napoletani e siamo nella resistenza napoletana, ci dobbiamo difendere quello che è nostro. È normale, normale. Tu porterai un tormentone in giro per i locali, non diciamo ancora cos'è. Non lo diciamo ancora, questo è un altro prossimamente che poi sveleremo pian piano. Da novembre Enzo Paudice con le telecamere di Movida Loca TV. Movida Loca TV, non ci ho abbandonato, aiuto. Un saluto agli amici di Movida Loca TV. Movida Loca Television. Spot. Spot.